letto molto, sono le 9, come potete vedere, e sto facendo colazione con qualche biscotto e un po' di cappuccio. Adesso mi vado a vestire, in realtà l'outfit sarà semplice perché devo stare a casa, quindi non devo fare niente di che. Ho selezionato un paio di leggings Easy di Primark, che questi qua sono fenomenali perché costano poco, anche se in realtà li hanno aumentati di prezzo, perché prima li pagavo 2,50 euro se non ricordo male e adesso li pago 3. Confermatemi anche voi nei commenti, ma comunque vabbè, li uso tantissimo per stare a casa perché li trovo super comodi. E poi una felpa beige, che questa qua in realtà la uso teoricamente per uscire, ma vi dico la verità, sono un po' freddolosa perché questa è un po' corta, vedete, con la ricciatura in basso, e quindi adesso la utilizzo per casa perché appunto è un po' corta per uscirci, quindi questo sarà il mio outfit da casa. Questa qua l'ho presa da Zara coi saldi qualche anno fa, è bellissima, se soltanto facessero le cose un po' più lunghe. Ragazze, buongiorno, che abbia finalmente inizio questo vlog. Sono le 10:40, come potete vedere. Io in realtà sono sveglia dalle 7:30, però sono riuscita a farmi vedere solo adesso, perché prima, come avete visto precedentemente, ho sistemato un po' casa, anche se in realtà non ho finito. E mi sono preparata, vestita, anche se in realtà non devo andare da nessuna parte, però di questo poi ne parliamo dopo, perché voglio un po' affrontare questo argomento sul sentirsi bene anche a casa. E niente, adesso devo finire di sistemare un po' di casino, perché in generale ho sistemato il casino più visibile, diciamo, più forte. Ho fatto tutte le mie faccende, ho aspirato aspirapolvere, rifatto i letti, mi manca da pulire la lettiera dei gatti, che per me ogni volta è una tragedia perché devo uscire fuori, perché noi puliamo fuori la lettiera dei gatti e fa freddo e non ho minimamente voglia. Non mi piace molto farlo, fatemi sapere se invece a voi piace, ma dubito fortemente. E poi devo sistemare un po' di casino che c'è sul tavolo del soggiorno, perché il mio ragazzo in questo periodo qui lavorativamente riceve sempre un sacco di pacchi del lavoro, cioè di Natale, però poi li lasciamo sul tavolo e poi io non li metto mai a posto, cioè il delirio. Devo un po' mettere a posto, devo capire un po' dove infilarmi le cose, perché sono cose che comunque magari non utilizzi subito, magari mangi più là, cose del genere, e quindi adesso devo cercare di trovare una sistemazione e niente, e poi ritorno qui da voi. Oggi per pranzo io non ho idea minimamente di cosa farò, adesso ci devo pensare un attimo perché veramente non so cosa fare. E niente, oggi in realtà appunto sto a casa, non esco, a parte che qui c'è un tempo terrificante, veramente terrificante. Stamattina in realtà quando mi sono svegliata c'era un accenno di sole, poi io non so sinceramente che fine abbia fatto, perché adesso qui c'è un tempo veramente veramente grigio. Tra l'altro stamattina mi sono svegliata con un po' d'ansia, wow. E quindi ho detto ok, devo agire, devo fare qualcosa, e quindi ho detto perché non girare un vlog, dato che comunque mi sto prendendo bene con i vlog, poi sto vedendo anche che comunque è arrivato qualche persona nuova qui sul canale, io sono contenta, anche se siamo ovviamente ancora pochi, però comunque anche ricevere qualche follower ogni tanto mi fa
aver voglia di poi continuare ancora, perché comunque vuol dire che nonostante faccia dei vlog semplici, comunque vengono apprezzati, nonostante appunto la mia quotidianità qui a casa, dove comunque non faccio grandi cose, e quindi sono veramente contenta, apprezzo molto, e quindi niente, adesso vado a sistemare il casino che vi faccio vedere. C'è un po' di caos qui in generale, come potete vedere pacchi, pacchettini, quello lo devo buttare, anche se in realtà mi dispiace perché secondo me questo qua potrebbe avere un buon utilizzo, non so di che cosa, però non lo so cosa potrei farci, magari se mi date un consiglio. E qui appunto devo sistemare tutte queste robe. In realtà c'è un altro pacco in cucina, non so raga dove mi metterò tutta sta roba, però va bene, come vedete oggi. No, cioè siamo contro luce, comunque oggi veramente qui c'è una luce pessima. Ragazzi, è tardissimo, sono le 12:30, io non ho ancora iniziato a preparare il pranzo perché mi sono persa via un po' a sistemare casa. Mi sono messa al computer che dovevo fare delle ricerche per alcune robe e ho fatto la lavatrice, l'ho stesa e sono le 12:30. Volevo cucinare in realtà qualcosa di semplice, in modo tale che poi vabbè, lo porto anche Ale poi domani al lavoro. E stavo cucinando il sugo, cioè in realtà non ho ancora iniziato a cucinare, ma adesso inizio perché altrimenti veramente si fa tardissimo. Mi sono portata avanti aprendo, okay, la scatola questa qua, che in realtà ultimamente questo è oro colato al supermercato. Sto prendendo queste qua di Esselunga, anche se non è che mi fanno proprio impazzire. Sono bio, sì, cioè, vabbè. In realtà perché sono quelle che costano meno, sono sincera. E vabbè, sono abbastanza buone, anche se solitamente compro un'altra marca che non mi ricordo qual è. Oddio, ho un vuoto, non mi ricordo. Sono pelati sardi comunque, secondo me sono strabuoni. Però appunto hanno aumentato il prezzo, cioè uno di questo, cioè una latta di questo a 1,15 € mi dà un po' too much, e quindi le compro soltanto quando sono in offerta. Quindi adesso inizio a cucinare. Mi sono dovuta mettere sotto questa felpa una maglietta a maniche lunghe perché avevo freddo. Sarà che ero davanti al computer, quindi ero ferma, ma veramente stavo gelando. Quindi adesso faccio un po' di sugo e tra l'altro dentro oggi ci voglio buttare, invece della pasta classica, voglio provare, cioè non provare, voglio mettere il riso. A me piace un sacco il riso al sugo. E poi vabbè, per non mangiare sempre pasta, cose del genere, dato che comunque io sono fan della pasta, cerco di non eccedere troppo. Quindi oggi farò riso col sugo, così anche Ale se lo porta domani, ed è un pranzo che a me piace da morire. Ditemi anche voi, ma quanto è palloso dover mettere a posto la lavastoviglie? Cioè, io amo fare la lavastoviglie, riempirla, ma quando bisogna metterla a posto, mamma mia, vorrei che qualcuno lo facesse al posto mio. Tra l'altro, mi ero dimenticata di dirvi che alla fine sono riuscita a accorciare le tende della cucina, ma c'è un piccolo problema che dovrò portarle a ritoccare perché il cinesino dove sono andata vicino a casa dei miei me l'ha fatta troppo corte, nonostante io avessi dato la misura. Ovviamente io non ho preso la misura come si fa con gli spilli e tutto perché non sono in grado, però io avevo detto quanto tagliare, ma ragazze non combacia perché come vedete sono troppo corte. Io adesso vorrei farmi scucire tutta questa parte qui in modo tale che compensi un po' con quello che diciamo manca, perché comunque sono veramente troppo corte. Io sì che le volevo far sì che non toccassero terra, però neanche così, cioè così sono veramente terribili. Quindi secondo voi, se io le porto, me le potrà scucire secondo voi? Cioè mi scucirà questa parte qui che si vede dove c'è la cucitura, teoricamente dovrebbe riuscire a togliermi la cucitura che c'è qui e magari farmi l'orlo un po' più basso, perché altrimenti io questa roba non la voglio. Cioè io so che è un cinesino, quindi vabbè, cioè ho pagato veramente poco, perché il lavoro poi è fatto bene, perché secondo me ha cucito bene, l'orlo è venuto bene, cioè vedete. Però sono troppo corte, quindi io spero lui riesca a scucirmi quella parte e abbassarmi di qualche centimetro, almeno 2 centimetri, perché già 2 centimetri già sarebbe più che sufficiente, perché a me sta roba sinceramente non mi piace. Quindi fatemi sapere nei commenti se secondo voi è una cosa fattibile. Io adesso le darò a mia mamma e mia mamma gliele porterà.
Buon appetito! Oggi riso col sugo e ovviamente 3 quintali di formaggio perché altrimenti non sono contenta. Per me ci deve essere più formaggio che altro. Buon appetito! Stavo pensando a cosa cucinare stasera, ma non ho idea. Penso che scongelerò della carne, magari rossa, non so, magari farò degli spinaci, se li ho. Sono un po' pochi, molto bene. In realtà non so, vabbè, io intanto scongelo un po' di carne rossa e adesso del pane. E per contorno ci penso. Comunque io sinceramente non so come si possa vivere senza il caffè post pranzo, veramente. Dopo pranzo mi viene un abbiocco pazzesco. Ditemi che non sono l'unica, perché io senza il caffè post pranzo veramente non potrei proprio vivere, non ce la faccio. Ragazzi, eccomi, come avete visto stavo leggendo un po', post pranzo mi sono messa un po' a leggere, in realtà appunto in questo periodo sto cambiando un po' le mie abitudini, questa era una roba che io volevo introdurre oggi appunto in questo video, un po' chiacchiericcio qualche minuto con voi di chiacchierata, magari mentre voi fate le vostre cose potete ascoltarmi magari se vi posso anche aiutare. Ad essere un po' più produttivi, io non lo sono mai stata, vi dico la verità, soprattutto negli ultimi anni, da quando soffro di ansia, diciamo, sono stata una persona, cioè sono tuttora, ma mi sto impegnando per non esserlo, una persona che procrastina molto, cioè quando devo fare qualcosa aspetto sempre l'ultimo momento, oppure cerco di non farlo, insomma. Diciamo che mi perdo molto via, perché appunto sono un po' pigra, perché magari c'è la giornata no, cose di questo genere. E quindi nell'ultimo periodo in realtà sto cercando di cambiare un po' le mie abitudini, soprattutto perché ho visto dei miglioramenti anche con l'ansia. Penso che all'inizio, quando ho iniziato a soffrire di ansia, praticamente io passavo le mie giornate a non fare praticamente niente, stavo a casa a lamentarmi tutto il giorno, comunque appunto i miei momenti d'ansia mi mettevo a piangere, cose del genere. Quando poi, anche ovviamente con l'aiuto della psicologa e tutto, ho capito quanto sia importante avere una routine, a prescindere dall'ansia parlo, quanto sia importante avere una routine propria. Questa è una cosa che io dico sempre anche quando lavoravo con i bimbi, ai genitori, i bimbi hanno bisogno di una routine e quindi mi rendo conto che è così anche per noi grandi, per noi adulti. Quindi consiglio vivamente a tutti di trovare la vostra routine. Io nell'ultimo periodo sto, diciamo, facendo alcune cose, sempre cercando sempre di farne sempre di più, perché ovviamente sono ancora nel mio periodo no, quindi ovvio che delle volte è difficile anche per me. Però ad esempio la mia routine è che mi sveglio, faccio colazione, mi metto un attimo sul divano, magari leggo qualche pagina del libro, poi inizio a prepararmi, a lavarmi, a cercare di sistemarmi un po' anche la faccia, truccandomi, anche se magari non devo uscire, ma perché sento che fa bene a me. Quindi magari mi metto un po' di mascara, un po' di lucido labbra, giusto per essere decente e decorosa, e poi mi vesto ma non che mi vesto nel senso che come se dovessi uscire super figa, ma semplicemente magari mettersi una maglietta preferita o magari un paio di pantaloni anche da casa, ma carino, cercare di vedersi bene, diciamo, poi quando stai a casa magari davanti allo specchio dici ok, dai, oggi sono vestita da casa, ma comunque decente. Quindi ho imparato, diciamo, anche a non stare in pigiama, che questa è una cosa importantissima, soprattutto magari per chi adesso lavora da casa, che è smart, secondo me bisogna sempre alzarsi e vestirsi e cercare comunque di essere decorosi anche a casa. Io ci sto provando, delle volte ci riesco, delle volte ovviamente fatico a farlo, perché ovviamente capitano tutti i momenti no. E però ci sto provando e mi sto impegnando in questo. Poi un'altra cosa che ho introdotto nella mia routine è la palestra. Ho
Ovviamente questa è una cosa che, perché a me piace farla, nel senso che non che mi piace farla, ma perché vedo che su di me, io che soffro d'ansia, fa molto bene. Mi scarico tanto, faccio degli esercizi semplicissimi qui a casa, nonostante ho qualche attrezzo, però insomma non faccio niente di eclatante. Diciamo che magari mi metto il mio workout con una ragazza che seguo su YouTube, cerco di fare quei 20 minuti, 30 minuti in base a come mi gira, cerco di farlo. Magari non quotidianamente, non tutti i giorni, però un giorno sì, un giorno no. Infatti oggi non l'ho fatto, ma l'ho fatto ieri. E questa è una cosa che mi fa stare molto bene. Un'altra cosa che sto facendo è cercare di trovare del tempo per leggere un libro. Adesso io sto leggendo questo, che è La sottile arte di fare quel cazzo che ti pare. Ok? È un libro che a me piacciono questo genere di libri, che siano psicologici o che siano libri comunque di crescita personale. Infatti, se magari ne avete qualcuno da consigliarmi, magari scrivetemelo qui sotto nei commenti, perché mi farebbe un sacco piacere comunque leggerne altri. Attualmente sto leggendo questo che mi è stato regalato qualche tempo fa da mia sorella, è stato un regalo. Mi sta piacendo, quindi magari io sono una che non legge molto, ammetto. Però mi sto sforzando tantissimo per non stare troppo davanti al cellulare, troppo davanti al computer. Magari mi prendo quella mia mezz'oretta, oretta durante il giorno, che magari faccio mezz'ora la sera, mezz'ora post pranzo, comunque quando ne ho voglia, e magari mi leggo qualche pagina del libro. Quindi secondo me anche tipo questa è una cosa importante, secondo me, per staccarsi un attimo dai social, perché veramente i social ti portano a rimanere incollati allo schermo senza poi concludere niente durante il giorno. Io purtroppo facevo questo fino a qualche tempo fa, quindi sono la prima a dire che sbagliavo. E stavo tutto il giorno praticamente a scrollare TikTok, Instagram, YouTube. Poi arrivavo a fine giornata e dicevo: ma io oggi che cosa ho concluso? Niente. E magari vedevo anche la vita degli altri scorrere, andare avanti e io ero ferma lì. Quindi ecco, queste sono le mie routine che sto cercando di avere durante il giorno, tutti i giorni. E poi vabbè, ovviamente c'è quella volta che esco, piuttosto che magari mi impegno nel raggiungere alcuni obiettivi, che ne so, tipo uscire da sola, cose del genere, ma io questo parlavo era un argomento proprio cioè generale per tutti, che secondo me chiunque dovrebbe avere una routine. E un'altra cosa che sto facendo è cercare di prendermi più cura di me stessa, perché voglio cercare di essere la persona migliore per me stessa, voglio cercare di raggiungere alcuni degli obiettivi che ho, ma non con l'ansia, cioè nel senso non voglio raggiungere questi obiettivi con oddio devo per forza essere in quel modo, cose del genere, no, cercare di curarmi di più, tipo anche la pelle, i capelli. Nell'ultimo periodo sto tantissimo curando i miei capelli, infatti noto un sacco di miglioramenti. Ovviamente non sono ancora perfetti, però prima ad esempio io ero una persona che si curava molto fisicamente. Poi purtroppo sono successe un po' di cose e sono tornata un po' a non curarmi più, a non piacermi più fisicamente, e quindi sto cercando adesso di veramente di impegnarmi nel curarmi i capelli, farmi delle maschere, tornare a fare le enne, farmi le maschere per il viso, insomma un po' di cose. Cercare di tornare a truccarmi un po', perché io avevo smesso di truccarmi perché appunto non ne sentivo la necessità. Adesso bene o male, non tantissimo, ma comunque ci sto riprovando. Diciamo che la mia cosa del truccarmi è poi struccarsi, perché struccarmi non mi piace mai. Però insomma, ecco, ci sto provando, mi sto impegnando. Questo perché appunto vorrei proprio essere la versione migliore di me stessa. È una cosa che mi sto veramente impuntando a fare, perché voglio riuscirci, cioè non, ultimamente veramente ho avuto dei giorni dove dicevo no, cioè non si può andare avanti così, non voglio essere questa persona dove comunque si butta nel divano, sul divano a far niente, dove comunque si lamenta tutto il giorno, dove cerca di non fare poi realmente quello che vorrebbe fare, solo perché sono pigra, perché c'è la mia giornata, no, cose del genere. Quindi ecco, questo era diciamo un po' quello che vorrei provare a fare in questo periodo qui, cioè comunque portarlo come se fosse una cosa normale fare, perché prima lo facevo, prima la mia vita era una vita normalissima dove mi curavo, dove andavo in palestra, dove lavoravo, dove uscivo, dove mi vestivo bene. Adesso purtroppo tutte queste cose sono andate a mancare, però
voglio tornare a quel periodo, voglio tornare a quel momento, quindi io mi impegnerò in questo cercando appunto di riequilibrare un po' le mie giornate dove comunque appunto faccio tutto quello che comunque facevo prima, ovviamente con quello che posso fare perché giustamente non lavorando e non essendo super autonoma è un po' complicato, però con calma ce la posso fare. Quindi ecco, questo era il messaggio che vi volevo mandare, che comunque una routine secondo me è utile per tutti, secondo me appunto è bello avercela perché poi dopo quando ti rendi conto che ce l'hai dici cavolo ma perché non l'ho fatto prima? Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi va, qual è la vostra routine, cosa mi consigliate anche di fare, se devo aggiungere qualcosa secondo voi o comunque non so se volete darmi qualche consiglio. E niente, io tornerò a leggere questo libro qui che mi sta appassionando tanto. L'ho iniziato da pochi giorni, quindi non vi posso dire chissà quante cose, però insomma, per le pagine che ho letto, sono a pagina 50, devo dire che mi sta piacendo. Poi appunto a me i libri motivazionali, cose del genere mi piacciono sempre tanto, quindi appunto se ne avete altri, soprattutto sulla crescita personale, mi farebbe veramente, veramente piacere, se me ne consigliate altri. Come sempre io vi dico di seguirmi su, gli altri social, su Instagram, su TikTok. Adesso c'è anche l'altro social in realtà, quello nuovo, che non ricordo bene come si pronuncia, ma credo tipo Threads, qualcosa del genere. Mi sta un po' divertendo, devo dire la verità, non mi dispiace, anche se devo ancora capire bene il senso. Fatemi sapere appunto se voi lo avete, magari ci possiamo seguire a vicenda. E niente, io vado a finire di leggere, cioè a finire di leggere, vado a leggere qualche altra pagina e poi vedrò per il contorno della cena di stasera che cosa fare. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!